Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi qui nella sacrestia della chiesetta antica di San Giovanni Rotondo, per raccontarvi di qualcosa di particolare, di strano, di straordinario che accadeva in San Pio. Ed è proprio Padre Pio Capuano, con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà, che affronta questo argomento. Tra i tanti carismi, tanti doni ricevuti da Padre Pio, c'era quello dell'osmogenesi, ovvero, racconta Padre Pio Capuano, il dono del profumo, una caratteristica tipica che lo Spirito Santo concede ad alcuna persona affinché dal corpo si sprigioni un buon odore, interpretato così da molti come un segno delle loro particolari virtù. Ebbene, lui racconta, tra diversi aneddoti ed episodi, un racconto che è accaduto direttamente proprio a Padre Pio Capuano, che era qui nel 1978 con Padre Pietro Tartaglia, ex ministro provinciale defunto in Africa. Infatti è lì è sepolto, presso il convento di Bebeja. Insieme a Padre Pietro Tartaglia racconta che doveva Padre Pio Capuano portare una reliquia di Padre Pio al provinciale di Monaco di Baviera, Padre Cosmas Wührer, per il convento dove lui era stato inviato per studiare tedesco. E nel momento in cui andarono ad aprire questo cassetto pieno di reliquie, e quindi c'era questo fazzoletto di Padre Pio, insieme, proprio entrambi, quindi siamo nel 1978, 10 anni dopo la morte di Padre Pio, sentirono un forte profumo che li inebriò tutti. Ma da qui altri racconti, racconti legati a questo profumo che Padre Pio emanava, veniva percepito a distanza, e potremmo dire viene ancora oggi percepito a distanza, centinaia e centinaia di migliaia di chilometri lontano da San Giovanni Rotondo, oltreoceano, in circostanze di solito legate alla sua persona. Alcune volte invadeva il singolo oppure un gruppo di persone, a ondate, come un vento acuto, sottile, possente, leggero. Si dileguava presto o era persistente, penetrante addirittura. Qui racconto proprio di Fra Modestino Fucci, che mentre serviva proprio la messa a Padre Pio, lo avvertiva in una maniera così forte che se si sentì venir meno. E proprio lui, durante la celebrazione, chiese mentalmente a Padre Pio, che stava celebrando in quel momento la Santa Messa, di evitargli questo profumo perché stava per svenire, stava per perdere i sensi. Quando era in vita Padre Pio, spesso accadeva che qualcuno venisse toccato, ad esempio il corpo, ovvero la testa, la spalla, una mano. Ecco, Padre Pio, quando toccava, ecco, i suoi figli spirituali, racconta Padre Pio Capuano che quel profumo rimaneva fino quasi alla finalizzazione e alla conclusione di un determinato compito che aveva questa persona, per esempio fare penitenza o essere accompagnato in un viaggio, un'operazione, o persino fino alla guarigione. Questo profumo di Padre Pio permaneva. O ancora il profumo che saliva, sale dal petto al naso sempre con lo stesso odore. O ancora qualche volta veniva e viene a mancare, nonostante l'autosuggestione, non si ottiene nulla. Tuttavia, scrive Padre Pio Capuano, quando uno meno se lo aspetta, ecco che si manifesta, e si manifesta ancora, come a lui racconta, in un paio di occasioni accadute proprio nella sua vita, la morte del papà e della sua penultima operazione in casa sollievo della sofferenza. Lui racconta che personalmente è stato inondato di un profumo di rose che gli ha poi dato una certa tranquillità, una dolcezza nella sua anima, e poi è scomparso tutto, ovvero finito il compito, finisce il profumo.